con un nuovo trucco occhi, partirò proprio dal trucco occhi per poi concludere con tutto il viso. Allora. Cominciamo. Allora, parto dalla stesura del primer. Io uso il primer Easy Base di Kiko. Lo stendo su tutta la palpebra. Ovviamente in precedenza ho applicato su tutto il viso la crema idratante, una crema da giorno. Oggi farò un trucco non estremamente difficile, soprattutto sui toni del blu. Guardate un po'. Userò questa palettina di Bella Oggi. Con un pennello a lingua di gatto vado a stendere sulla parte mobile il bianco, questo. Su tutta la palpebra mobile. Dopodiché con un pennellino di questo genere, da sfumatura, prendo il celeste chiaro, questo, che è un celeste quasi viola, e lo applico sulla parte esterna, in modo da creare una leggera zona d'ombra. Ecco qua, con un altro pennellino a lingua di gatto vado a prelevare una piccola quantità di blu, questa volta è leggermente glitterato, questo qua. E vado a tamponare leggermente sulla palpebra mobile al centro. Andando a coprire lo spazio bianco. Ovviamente poi prendo un pennello da sfumatura, tipo questo, e cerco di omogenizzare il tutto, sfumando. Faccio così anche dall'altra parte. Tralascio l'attaccatura dell'occhio che andremo adesso ad illuminare.
con un pennellino più piccolo, tipo questo, prelevo una quantità dello stesso bianco e vado a porla proprio qui. A questo punto prendo la mia matita e nera che come al solito non riesco a trovare. Ma che troveremo subito. Eccola qui. Io uso la mia solita matita, la Express Cool di Mesauda, che è la numero 101, e vado a contornare l'esterno e l'interno della rima palpebrale in questo modo. Lo stesso pennellino che abbiamo utilizzato per lingua di gatto, oppure se avete a disposizione uno sfumino tipo questo, lo intingete di nuovo nel blu brillantinato e lo passate proprio qui. Partendo dall'attaccatura. Ecco qua. Io lo faccio anche dall'altro lato perché mi sto preparando per uscire. E sarebbe sconveniente uscire con un occhio sì e un occhio no. Che si sta. Ecco qua, c'è sempre l'errore. Spero che voi siate. Ok, concludiamo con il mascara. Oggi useremo il One Day Tonight di Astra. Ovviamente lo scovolino la versione da giorno, perché è meno carico di mascara. Ovviamente io lo metto solo sopra. Per dare un effetto più da giorno e meno pesante.
Ok, il trucco occhi è concluso. Procediamo con il viso. Andrò a prendere il mio fondotinta. Scusate se mi sposto. Il solito fondotinta di Avon Mousse e procedo con la stesura, ovviamente facendo attenzione a isolare la zona occhi che ormai è stata truccata. Ecco qua. Procedete quindi con l'applicazione del vostro fondotinta. Io lo passo anche sulle labbra perché mi dà la possibilità di spegnere un po' il colore del mio incarnato naturale, delle labbra naturali. Scendete anche un po' più sul collo perché a volte il fondotinta è di toni diversi del proprio viso, anche se vi consiglio sempre di sceglierlo massimo di un tono di differenza, perché ovviamente non deve dare l'effetto mascherone. Ok, fatto questo procedo con il correttore, io uso quello di Kiko e vado a metterlo facendo attenzione a non toccare l'occhio truccato e ai lati del naso. Correggo qualche imperfezione. Ecco qua. Dopodiché passo all'applicazione della cipria. Io uso quella a base di acqua di Enyu, Soft Beige. L'unica cipria che ho provato ultimamente che non mi dà prurito. Quindi creo un film protettivo sulla mia pelle. Dopodiché prendo il blush. Soft Plum di Avon, questo colore carinissimo. Riprendo il pennello. Se avete un pennello angolato, meglio ancora. Questo qua. E vado ad applicarlo in questo modo. Poi riprendo il pennellone e alleggerisco l'effetto. Come vedete oggi non ho creato zone chiare o zone scure, andrò solo ad illuminare leggermente questa zona degli occhi con l'illuminante Pure Luxe di Astra, questo qua. Facendo in questo modo, tampono
con le mani in modo da creare lo stacco con il far. Ecco qua, ragazze. Ora passiamo alle labbra. Allora, per le labbra, siccome ho caricato molto sugli occhi, quindi utilizzando un azzurro intenso, le labbra saranno piuttosto leggere. Quindi se avete un gloss o comunque sia qualcosa tipo questo, potete utilizzarlo, questo bellissimo colore aranciato. Ah, dimenticavo, no, mascara l'ho messo. Procedete con questo, in questo modo non avrete bisogno di fare il contorno labbra. Mi piace molto la profumazione di questo, di Estée Lauder, sa di arancia, non lo so. Ragazze, che dire, il trucco è terminato, spero di avervi dato un'idea particolare. Come vedete, oggi sono vestita di blu, per questo ho voluto dare agli occhi un tocco di blu. Vi saluto tutte. Vi rinnovo gli auguri di buon anno se c'è qualcuno che si è collegato in ritardo. Vi amo e alla prossima. Ciao ciao!